Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia, premiato al Premio Re Manfredi. Quanto è importante per lei ricevere questo premio qui a Manfredonia? Intanto sono onorato e felice, un premio che vede nella sua storia premiati personaggi importanti della scena regionale, nazionale e anche internazionale. E poi, devo dire la verità, c'è una ragione personale che mi rende particolarmente felice, perché io ho cominciato a trascorrere le mie vacanze nel momento in cui mi sono sposato a Ippocampo, dove mia moglie ha una casa, e quindi partecipavamo alle edizioni del premio come ospiti. Graditissimo, bellissimo. Oggi ritrovarmi dall'altra parte tra i premiati, insomma, mi emoziona. D'altro canto, il riconoscimento derivante dal lavoro che abbiamo provato a fare per valorizzare e promuovere la Puglia nelle sue componenti turistiche e culturali da parte di un premio che della cultura fa la sua stessa ragion d'essere, mi inorgoglisce ancora di più, perché il riconoscimento di un lavoro enorme che abbiamo fatto negli ultimi 7 anni, affrontando anche delle sfide difficilissime come quella della pandemia, non era scontato che riuscissimo più forti di prima, e possiamo dire oggi con grande orgoglio di tutti i pugliesi che lavorano in questo settore, ma anche dei cittadini e delle cittadine orgogliose della propria terra, che la pandemia l'abbiamo superata, che siamo tornati ai livelli pre-pandemia, li abbiamo addirittura superati, tra le pochissime regioni in Italia e in Europa, e questo è davvero il risultato più importante che oggi ci consente di lavorare a qualificare ulteriormente questa offerta, questo territorio. Quasi non abbiamo più bisogno di promuovere il territorio per incrementare quantitativamente gli arrivi e le presenze, ma possiamo dedicarci a qualificare questi arrivi e queste presenze, renderli sempre più internazionali, renderli sempre più di qualità, in ottica di destagionalizzazione, non solo nel tempo, quindi oltre i mesi tradizionali luglio-agosto e quindi oltre il mare, ma anche nello spazio, mettendo in relazione l'entroterra e le aree interne con lo straordinario patrimonio turistico delle coste, degli 850 km di costa, di cui ovviamente Manfredonia e Gargano rappresentano una perla assoluta, che si conferma con Vieste, peraltro, regina assoluta degli arrivi e delle presenze, ma anche Vieste con tutta la corona garganica sta lavorando moltissimo a questa diversificazione dell'offerta del prodotto, che è la vera sfida che abbiamo di fronte tutti quanti nei prossimi anni. Grazie per il vostro lavoro e complimenti. Grazie a voi.